dedicata a Dante Di Nanni, partigiano morto all'età di 19 anni, la due giorni di musica Il cielo a via Di Nanni a Torino, nel cuore di Borgo San Paolo, storico quartiere operaio, uno dei baluardi della resistenza cittadina. Il titolo della manifestazione, presentata a Palazzo Lascaris su iniziativa del Comitato Resistenza e Costituzione, è liberamente tratto dal brano Via Margutta di Luca Barbarossa, primo ospite d'eccezione dell'evento. Stiamo cercando forme nuove per raccontare ai giovani la resistenza. Quest'anno un pezzo di Festa della Musica che si tiene in tutta Europa la terza domenica di giugno sarà dedicata a Dante Di Nanni, un partigiano di 19 anni ucciso dai nazifascisti 72 anni fa. Due giorni di musica nell'isola pedonale del quartiere San Paolo, a due passi dalla casa dove Dante Di Nanni fu ucciso, con artisti di livello nazionale come Luca Barbarossa e Violante Placido. Un modo per spiegare ai ragazzi che 72 anni fa giovani della loro stessa età furono uccisi per consentire loro di vivere in un paese civile e democratico. L'utilizzo della musica per dare una chiave di lettura a una pagina storica. Sì, bisogna parlare ai giovani perché il ricordo e la memoria della resistenza va trasmessa e va trasmessa nelle forme opportune. È evidente che linguaggi che sono propri di altre fasce d'età non vanno bene. Quindi questa iniziativa mi pare giusta, si accompagna a un ricordo di un caduto importante della lotta di liberazione e io credo che avvicinare attraverso la musica a questi avvenimenti i giovani sia un atto importante, un percorso importante.